Da più parti mi viene chiesto di approfondire il tema di cannabis e sessualità. Recentemente ho rilasciato un'intervista all'Associazione Infiorescenza di Genova proprio su questo tema, che potrete trovare sul loro sito. Cosa vuol dire cannabis e sessualità? Pensate che non solo ci sono quotidianamente lavori scientifici che vengono pubblicati su questo tema, ma proprio il mese di gennaio-febbraio 2020, Penthouse, che è questo magazine per soli uomini che è stato diciamo americano, quindi degli Stati Uniti, ha dedicato tutta la prima pagina al rapporto cannabis e sessualità, con al proprio interno un editoriale del proprio caporedattore, ovviamente affrontando il tema da un altro punto di vista. Ma questo per dire quanto sia importante questo tema. Sicuramente la cannabis interviene su quello che è la sfera sessuale. Perché? Perché la sfera sessuale è una sfera che è definita, modificata, determinata da recettori, ormoni sessuali, ma non solo. Pensiamo al testosterone, possiamo pensare all'ossitocina, all'adrenalina, alla dopamina, quindi a tutta una serie di ormoni, di proteine che incidono sul nostro organismo. E poiché il nostro sistema endocannabinoide, o meglio il nostro endocannabinoidoma, come è stato recentemente definito, è completamente influenzato dalla cannabis, quindi dall'utilizzo di fitocannabinoidi, cioè dai cannabinoidi apportati all'interno del nostro corpo attraverso delle piante, quindi fitocannabinoidi, sicuramente questo sistema, l'endocannabinoidoma, viene influenzato. Quindi la sfera sessuale è sicuramente una delle sfere dove la cannabis va ad agire. Agisce diversamente tra uomo e donna? Sì. L'azione è un'azione diversa. Perché, ad esempio, sul testosterone noi sappiamo che agisce modificando, abbassando i livelli di testosterone. Questo può essere un problema per l'uomo, ma agisce anche e soprattutto sull'endotelio dei corpi cavernosi. E quindi, se pensiamo all'erezione, possiamo capire quanto questo possa diventare un problema. Ma sappiamo anche che è dose dipendente. Quindi a bassi dosaggi molto probabilmente può essere d'aiuto, ad alti dosaggi invece può essere di ostacolo. Sulla donna il tema invece è completamente diverso. Studi molto recenti ci dicono che nella donna la cannabis favorisce il rapporto sessuale, migliora l'orgasmo, migliora i rapporti, nel senso che toglie il dolore, migliora la lubrificazione, migliora, come posso dire, il sex drive, quindi tutto il tema del rapporto sessuale nel suo insieme. E infatti spesso noi utilizziamo la cannabis laddove ci sono problemi di dolori durante i rapporti sessuali nella donna, perché è sicuramente un valido aiuto. Ricordiamo sempre che la cannabis va utilizzata, ma va personalizzata, quindi è una terapia che va personalizzata e va sempre accompagnata da un'alimentazione, cioè un'alimentazione scorretta non aiuta un buon funzionamento della cannabis, perché i lipidi sono gli elementi fondamentali del sistema endocannabinoide, quindi se abbiamo un sistema endocannabinoide alterato perché c'è un'alimentazione alterata, la cannabis farà fatica a svolgere il suo compito. Quindi gli ultimi lavori scientifici ci dicono che sicuramente la cannabis ha una funzione differente tra uomo e donna e che soprattutto per la donna può essere veramente di grande aiuto. Ovviamente ci saranno lavori scientifici che andranno avanti, quindi con trial differenti, però sicuramente può essere utilizzata, è un valido aiuto per persone che hanno problemi nella sfera sessuale.